È finita così, sul pozzetto Sant'Agata, una stretta via del centro storico. Marzo 2001. Umberto Bossi, allora leader della Lega Nord, organizza un comizio ed una fiaccolata xenofoba nel centro storico di Brescia. Contro di lui si mobilitano le realtà antirazziste, antifasciste e cittadine. Le più combattive vogliono impedire al Senatur di spandere odio e razzismo dal palco allestito in Piazza del Mercato, portando una rete, simbolicamente un argine alla xenofobia. Sono centinaia le persone in corteo, la cui testa è pronta a difendersi, riuscendo con determinazione a resistere all'impatto della carica di decine di cellerini sulle protezioni. L'allora questore Scarpis, dal suo ufficio, ordina però una violenta e vigliacca carica alle spalle del corteo in corsetto Sant'Agata. Mi sono trovata, mentre indietreggiavo anch'io nella corsetto Sant'Agata, presa da due carabinieri e un'altra ragazza che ci hanno buttate contro una vetrina e ci hanno subito picchiati in testa. Poi a un certo punto, mentre mi trascinavano avanti, mi hanno buttato per terra e tutti quelli che passavano mi davano un calcio, una botta. Io ero in compagnia della mia fidanzata e lei è riuscita a scappare, mentre io purtroppo sono arrivato proprio sulla testa. Io mi sono chinato per proteggermi e ho ricevuto una scarica di manganellate. I manifestanti vengono inseguiti nei vicoli, dove cellerini e carabinieri attuano una vera e propria caccia all'uomo. Persone disarmate e cadute a terra vengono manganellate, insultate e minacciate. Pesante il bilancio al termine degli scontri: 8 feriti gravi ricoverati in ospedale, 20 medicati al pronto soccorso, molti contusi, diverse persone fermate, di cui 3 arrestate e 2 denunciate a piede libero. Ho visto solo poliziotti per terra buttati sui manifestanti e picchiavano. Era una scena veramente orrenda. Per rialzarmi ho dato un'occhiata, così appunto, come dicevo, con la coda dell'occhio nei due vicolini, e ho visto gente per terra completamente circondata e presa a manganellate, perché mi è proprio rimasto impresso. Ci siamo trovati in una situazione di imbottigliamento totale. E secondo me, ecco, la ferocia, che specialmente quella che è partita dalle spalle, e non l'ho capita proprio, perché mi sembrava veramente una roba bestiale, ecco. Mm-hmm.